tutti voi un cordiale benvenuto. Ci ritroviamo insieme con l'informazione curata dalla testata giornalistica delle Assemblee di Dio in Italia. Il notiziario Adi vi dà il benvenuto aprendo il giornale con una notizia sulla ripartenza degli attesi incontri fraterni, tra cui i convegni pastorali. Grazie al costante abbassamento della curva epidemiologica da Covid-19, si è reso possibile riavviare le attività congressuali anche per il corpo pastorale delle chiese evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia. Dopo l'incontro avuto per la zona Lombardia, che ha riaperto di fatto gli incontri pastorali in presenza, sabato 19 giugno è stata la volta della zona Campania e Molise, dove i pastori di queste regioni, nel pieno rispetto del protocollo anticontagio, si sono incontrati nell'ampio locale di culto della comunità di Napoli, quartiere San Lorenzo. Per la meditazione biblica è stato ospite il pastore Salvatore Cusumano, membro del Consiglio Generale delle Chiese Adi e conduttore della Comunità di Roma, quartiere Casilino. Per questa occasione abbiamo incontrato il pastore Cusumano durante l'incontro. Pastore Cusumano, il ritorno degli incontri pastorali in presenza è un fatto importante non solo per quanto riguarda il miglioramento dei dati sulla pandemia, ma rappresenta il recupero della comunione fraterna vissuta insieme nello stesso luogo. Qual è l'opinione che ci puoi esprimere? Ne sentivamo la mancanza, ne abbiamo goduta tutta la fragranza e in qualche modo è stata una sorta di non solo di incontro fraterno, ma ripeto, la sensazione che sta finendo e che si ritorna, cioè non toglie che nei mesi passati non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Però è chiaro, vedersi, ascoltarsi è stato molto bello e ripeto, è la prima di diverse altre iniziative. Cosa dovrei imparare ora il credente da tutto questo che è accaduto, da tutta questa difficile esperienza della pandemia? Ma quello che di solito si impara da tutte le difficili esperienze. Noi magari ingigantiamo il fenomeno pandemia, ma vi sono esperienze individuali che sono altrettanto forti, malattie e difficoltà varie. Quello che si impara da tutte le difficoltà è cioè che siamo fragili e che l'unico aiuto vero è il Signore. L'aiuto di Dio non ci mette al riparo dalle difficoltà, però non ci lascia soli e ci tira fuori. È la grande lezione che viene dalla sofferenza, così come c'è rivelata nella Bibbia. Bene, pastore Cusumano, un'ultima richiesta ti rivolgiamo. Sono previsti altri incontri, immaginiamo, perché oltre a quello nel nord Italia c'è stato questo qui in Campania di oggi, sono previsti sicuramente altri appuntamenti. Sì, avevo già preannunciato, siamo in procinto di avere altre iniziative anche con i credenti, chiaramente sempre nel rispetto delle norme e in attesa del nuovo DPCM, tra l'altro. E parliamo ora del nobile valore del dono, celebrato nella Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Seguiamo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proclamato fin dal 2004 il 14 giugno Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La giornata del 14 giugno è stata scelta in quanto giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore del sistema AB0 nel 1900 e coscopritore del fattore rhesus, il cosiddetto fattore RH. Il sistema AB0 è il più importante tra i 38 sistemi di classificazione dei gruppi sanguigni umani in ambito trasfusionale ed è utilizzato per indicare la presenza di uno, nessuno o entrambi gli antigeni A e B sugli eritrociti. La trasfusione è la trasmissione di sangue o emocomponenti da un organismo detto donatore ad un altro che lo riceve e deve essere considerata una terapia atta a sostituire il sangue perduto in attesa che venga risolta la situazione patologica che ha portato alla perdita. Il sangue, nel suo simbolismo, è sempre stato presente come elemento importante nell'ambito religioso. Secondo la concezione comune delle religioni dell'antichità, il sangue è infatti simbolo di vita. La concezione che vede nel sangue la sede della vita è condivisa dall'Antico Testamento. Nel libro del Levitico, al capitolo 17, al versetto 11, leggiamo: «Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue
e quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Il sangue dell'agnello fu determinante per la salvezza dei primogeniti israeliti in Egitto nell'ultima piaga che colpì il paese. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, al versetto 13, leggiamo: «Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese di Egitto». Il sangue del capro espiatorio sacrificato sarà poi la modalità stabilita da Dio stesso nella legge mosaica per ottenere il perdono dei peccati del popolo e la riconciliazione con Dio. Ciò che nell'Antico Testamento era ombra dei futuri beni è stato pienamente realizzato dal sacrificio di Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, così presentato da Giovanni Battista. Il sacrificio della vita di Cristo per il perdono dei nostri peccati e la riconciliazione con Dio avviene infatti attraverso la fede in quel sangue versato, come chiaramente indicato nel Nuovo Testamento. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 13, al versetto 12, leggiamo: «Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città». Ed ancora l'apostolo Pietro, nella sua prima lettera, al capitolo 1, ai versetti 18 a 20, scrive: «Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi». La giornata mondiale del donatore di sangue è l'occasione per riconoscere ed apprezzare la generosità di quanti donano per la salute degli altri ed un incoraggiamento rivolto a tutti ad essere donatori. Come cristiani riconosciamo il valore di questo gesto d'amore, ricordando colui che ha donato la propria vita, il proprio sangue per la nostra salvezza eterna. Gesù infatti ha detto: «Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici». Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 13. E prima di salutarci, sfogliamo ancora una pagina del nostro glossario. Seguiamo attentamente la descrizione di un altro termine biblico. Glossario evangelico. Rubrica del notiziario ADI. Apostasia. Nel greco classico, apostasia è un termine che indica una rivolta politica, mentre nella Bibbia è sempre associato alla ribellione contro Dio, originariamente insinuata da Satana, angelo ribelle. L'apostasia è descritta dall'apostolo Paolo e dallo scrittore agli Ebrei come un allontanamento dalla fede e dal Dio vivente. Perciò, per la Chiesa, oltre a rappresentare una rovinosa condizione di decadimento spirituale, è un pericolo costante contro il quale il Nuovo Testamento avverte ripetutamente. L'apostasia è incoraggiata dai falsi dottori che la Bibbia descrive come uomini bugiardi e schernitori beffardi. Essi, dimenticando volontariamente la parola di Dio con un altro Vangelo, tentano di sedurre i credenti dalla purezza della parola di Dio. Se la Bibbia da un lato descrive cos'è l'apostasia, dall'altro mette in guardia e fornisce il modo per non essere avviluppati da essa. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetti 17 e 18. Termina qui il nostro tempo a disposizione. Non ci resta che ringraziarvi per l'attenzione e ricordarvi che potete seguirci in podcast su Spreaker.com, sul profilo Facebook del Notiziario ADI e sul canale YouTube della nostra redazione. Il Notiziario ADI è consultabile anche attraverso la nuova app ADI di MRT, scaricandola gratuitamente dall'App Store del proprio smartphone. L'app consente di seguire la programmazione di Radio Evangelo, del Notiziario ADI e delle rubriche di ADI Audiovisivo. Dalla redazione del Notiziario ADI un cordiale saluto, dandoci appuntamento al prossimo numero.